E mi piacerebbe, chiuso, scusi, sì, che il presidente Renzi, anziché andare a parlare in Africa, venisse ad agire in Italia, perché il nostro paese è a rischio, è fortemente a rischio. La vicenda del Cairo, del consolato italiano in Cairo, al Cairo, in Egitto, è la cartina al tornasole di quanto possa essere a rischio. Gli arresti e le moschee che vengono chiuse e gli imam che vengono espulsi dal nostro paese sono l'ulteriore cartina al tornasole di quanto il nostro paese possa essere a rischio. L'immigrazione clandestina, ce l'ha detto l'altro giorno, non il solito leghista becero. Non il solito leghista becero, ma il presidente di Eurojust, l'organismo internazionale europeo contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata, belga, un magistrato, un giudice, ha detto in maniera chiara quello che noi andiamo dicendo da due anni, cioè che l'immigrazione clandestina è uno strumento di infiltrazione del terrorismo.